Los detalles de una antigua leyenda según la cual el famoso artista italiano Gian Lorenzo Bernini fue estampado en un monumental y precioso tapete podrá ser visitada en la muestra de Tesoros Vaticanos, que abrirá al público en la Ciudad de México el 21 de junio. Allora, questo arazzo forse è una delle opere più significative della mostra, una mostra che ripercorre la storia della Chiesa dalle origini, cioè da San Pietro, fino ai giorni nostri con Papa Francesco. E qui ci troviamo di fronte a quello che fu un evento importante nell'epoca barocca, cioè la riconsacrazione della Basilica di San Pietro, realizzata sotto Papa, voluta anzi da Papa Urbano VIII Barberini. Este es uno de los tesoros parte de la muestra De Pedro a Francisco, 2000 años de arte e historia, que podrá ser visitada en el Museo del Colegio de San Ildefonso hasta el 28 de octubre próximo. El Papa es representado con el pastorale en el acto de consacrar la Basílica, insieme a sus dos nipoti, Taddeo Barberini, que era prefecto de Roma, y Francesco Barberini. Los visitantes podrán conocer así el rostro de Bernini, autor de algunas de las obras más destacadas del Vaticano. La leyenda narra que ha representado un grande protagonista de la historia del arte de la Chiesa, cioè Gian Lorenzo Bernini, el grande escultor que sembra representado sull'angolo destro dell'arazzo, dietro di lui in alto il baldacchino di San Pietro, una delle opere più memorabili della storia della Chiesa e che fu realizzato proprio da Bernini. Si cerca di non prestarli molto gli arazzi perché sono manufatti molto, molto fragili, a rischio di rottura e quindi quando è possibile evitare si evita e quindi per vederli bisogna venire in Vaticano. Con informazione di Andrés Beltramo, corresponsale nel Vaticano, Notimex.